Ciao a tutti e benvenuti a questo tutorial dove andremo a vedere come sia possibile inserire questo pesce, che vedete che è su un livello separato, all'interno di questa boccia utilizzando lo strumento gomma per sfondo. Strumento gomma per sfondo che è uno strumento poco utilizzato ma veramente utile. Andiamo subito a vedere come si può fare. Selezioniamo il livello Goldfish in questo caso. Ed andiamo subito a prendere la gomma per lo sfondo e a settare i suoi parametri. Lasciamo un 500 di dimensione della gomma. Andiamo a selezionare come campionamento una volta. Come limiti andiamo a mettere non contiguo. Ed andiamo sopra il nostro pesce, premendo il tasto Option, il vecchio tasto Alt. Selezioniamo l'arancione del pesce. E poi possiamo tranquillamente andare a cancellare il nostro sfondo dal pesce in maniera veramente stupenda. Fatto questo, andiamo ad ingrandire un po' il nostro pesce. Eccolo qui. Ed andiamo a cliccare due volte sopra il livello Goldfish in modo da aprire la palette stile livello. Ed andiamo a fondere con il livello sottostante una parte del pesce in modo che sembri più reale il suo inserimento all'interno della boccia. Per fare questo usiamo una tecnica che è quella di premere il tasto Option, ripeto l'ex Alt, in modo da staccare qui questi due pezzettini di triangolini del cursore e ci spostiamo, vedete, verso sinistra. Come si può notare, il pesce va ad integrarsi in maniera veramente perfetta all'interno della boccia, con l'effetto di luce che troviamo sulla fotografia. Decidiamo ovviamente noi quanto darne, ok? Quindi io starei qui in questo caso su questo punto e diamo ok. Bene, fatto questo, diamo anche un effetto sferico, ovvero un effetto lente al pesce, cioè l'effetto che darebbe in realtà la boccia se il pesce fosse veramente al suo interno. Andiamo ad applicare quindi un filtro di distorsione, in questo caso voglio applicare il filtro deforma, volendo si potrebbe utilizzare anche l'effetto sfera, ma in questo caso preferisco utilizzare l'effetto del filtro deforma. Andiamo a vedere, rimpicciolendo l'immagine, il risultato, eccolo qui, ed andiamo ad utilizzare il cursore del fattore, vedete, per deformare il pesce a nostro piacere. Non esageriamo troppo, però un attimino di effetto lente, visto che è vicino poi al bordo della boccia, eccolo qui, diamo ok ed ecco che l'effetto è molto più simpatico, carino e reale. Se andiamo a spostare il pesce, vediamo che l'effetto diffondersi con lo sfondo viene mantenuto e possiamo quindi anche riposizionare il pesce in maniera più opportuna. Una volta fatto anche questo, possiamo andare ad utilizzare i livelli di regolazione per selezionare un filtro di consultazione colore in modo da rendere la foto ancora più coinvolgente. Clicchiamo su File 3D LUT, carichiamo la tavola, in questo caso io caricherei Crisp Worm. Ecco che la fotografia diventa molto più interessante e andiamo però ad abbassare un po' l'opacità perché questo effetto è un po' troppo forte. Direi che un 70% va più che bene, andiamo a vedere il prima e il dopo. L'atmosfera cambia completamente della foto e direi che abbiamo raggiunto veramente un ottimo risultato. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!